Buongiorno a tutti, siamo qui oggi su questo canale YouTube, primo video in assoluto, prima intervista con Giacomo Poma. Buongiorno, Ciao a tutti. 20 Ciao, anni, ciao Alex. neodiplomato 2019, però quindi non Covid, non è uno dei famosi diplomati Covid, 20 anni, liceo scientifico e ad oggi studente universitario e consigliere comunale di maggioranza. Esatto. Presentazione, curriculum, Consigliere insomma, comunale. niente male, niente male. E Grazie, grazie. prendo l'ultimo tratto della mia presentazione per fare il primo passo sul nostro dialogo che intratterremo. Mi sono sempre chiesto e continuo a chiedermi che impatto hanno, quanto vengono considerati, quanto potrebbero dare, se considerati adeguatamente, i giovani in politica, perché vista la tua età, che sono 20 anni, quindi cioè, relativamente poco per essere in politica, ma ormai non ci sono più limiti né filtri nella società odierna per entrare in politica, e perché di fatto è politica quella, è un organo istituzionale. Quanto può e cosa può dare un giovane alla politica? Beh, guarda, allora, giovane almeno nella politica locale, quindi prima parliamo del locale che è un po' diverso forse da quello nazionale, il giovane probabilmente e soprattutto negli ultimi anni è stato rivalutato perché io sono consigliere comunale a Nuzzara ma anche dell'Unione Bassareggiana e quindi ho avuto modo di conoscere anche consiglieri in giro per l'Unione, quindi gli 8 comuni che formano la nostra Unione e devo dire che c'è una grande maggioranza di giovani. I giovani sono stati molto rivalutati e sono sicuramente un valore aggiunto perché possono dare una visione migliore. Poi, a dirla tutta, ci vogliono persone di tutte le età perché ovviamente per raggiungere determinate fasce di età ci vogliono tutti, ci vogliono diciamo dei rappresentanti, quindi se su 10 persone ci vogliono una che va dai 10 ai 20, 20, 30 e così via. Però credo che noi giovani, e ne ho conosciuti, abbiamo una visione un po' più aperta, più di insieme. Poi metti che noi sappiamo, siamo la generazione dei social, la generazione Z, come ci chiamano, no? E forse abbiamo questa visione di insieme, però anche lo spirito così del giovane che vuole portare nella politica, non quella politica che intendono, quella cosa vecchia dove ci sono solo gli anziani, no? Che è una cosa lontana, però la politica, soprattutto nel locale, sarebbe bello che lo fosse anche nel nazionale, è un impegno civico di portare delle idee che ti vengono date dai tuoi coetanei e cercare di realizzarle, di portare e dare un senso a questa cosa. Assolutamente, prendo spunto dal tuo a livello nazionale e a livello locale. È più facile inserirsi a livello locale piuttosto che a livello nazionale, perché ovviamente a livello nazionale ci sono intanto interessi maggiori che devono essere tutelati da persone magari anche con più cioè con più qualifiche, con più conoscenze, non dico di no. Però magari ci sono persone di età più avanzata, non dico ovviamente anziani nominati senatori a vita come magari possono essere gli ex presidenti della Repubblica, ma mi accontento di altri che insomma di giovani che tra i 25 e i 40 anni possono effettivamente accedere ad esempio alla Camera dei Deputati, perché dai dopo i 25 si acquisisce il diritto di voto al Senato, ma si può entrare alla Camera dei Deputati. È più difficile? Beh, sicuramente non è un'impresa facile, ecco. A livello locale è molto più facile perché soprattutto nei paesi piccoli come può essere Nuzzara, ma anche come Guastalla, Novellara, che sono già un pochino più grandi, si parla comunque di impegno civico, quindi è un impegno quasi volontariato perché comunque uno sicuramente a questi livelli non lo fa per soldi, bisogna dirlo chiaramente, cioè uno non pensa di fare il consigliere o anche l'assessore perché vuole farsi lo stipendio bello del senatore, del deputato che prendono sicuramente più soldi, però
sicuramente è più facile a livello locale, già a livello, non so, penso regionale, e poi se arriva a livello nazionale, sicuramente più difficile. Ci vuole sicuramente esperienza, e credo che tutti, comunque, anche i grandi politici, i grandi leader che abbiamo adesso, siano passati per esperienze locali. Poi ci vuole sicuramente un qualcosa in più per riuscire a fare quel salto a livello regionale e nazionale. E poi ci vuole anche un po' forse di fortuna, oltre all'esperienza, oltre a qualifiche, oltre ad esperienze, anche pensiamo a fare il sindaco, anche esperienze un pochino più alte come a livello di provincia o di regione. E sicuramente a 25 anni arrivare a Camera dei Deputati è molto, molto difficile proprio per questioni anche di tempistiche. Ecco, già sui 30 anni probabilmente ci si può arrivare impegnandosi, facendo un buon percorso, e purtroppo poi ci sono anche chi ci arriva perché è amico di questo, amico dell'altro, quello, insomma, c'è da tutte le parti Sì, sì, la, sì. il Anche perché, insomma, l'Italia è, passare. sì, l'Italia è famosa per tante cose, non solo per la pizza e il Colosseo, ma anche per la situazione politica italiana assolutamente confusa. E a Esatto. proposito di situazione politica, la situazione politica si congiunge a quella economica e si congiunge a sua volta con quella sanitaria in questo periodo, ormai da un anno, perché tra il 7 di marzo sarà un anno dal quale c'è stato davvero il primo di fatto lockdown dovuto alla pandemia che stiamo passando del Covid-19, e nell'arco di questo anno tre sfere, quella politica, economica e sanitaria, si sono molto legate tra di loro. Quali possono essere le relazioni, i vantaggi e le conseguenze della condivisione di diversi punti e situazioni di queste tre sfere? Allora, sicuramente diciamo il tema clou è la sanità, soprattutto in questo periodo, quindi la sfera sanitaria è strettamente legata anche a quella politica, perché sicuramente pensiamo per grandi linee, senza pensare a partiti a destra e a sinistra, ci sono sostanzialmente anche già due idee diverse di sanità che abbiamo visto a confronto anche durante la pandemia. La questione economica, che sicuramente è legata a queste altre due, quindi alla politica e alla sanitaria, perché abbiamo visto che l'economia nell'anno del Covid non può essere, non va avanti, sostanzialmente non è compatibile una pandemia con l'economia che viviamo adesso, e facciamo molto fatica a mantenere un piccolo equilibrio tra queste due. Quindi sostanzialmente la politica entra in campo per fare questa scelta, cioè dire: cosa faccio? Scelgo la sanità, la salute delle persone, o scelgo di salvare l'economia? Questo è un po' il tema, la domanda fondamentale che si fanno tutti da quest'anno a questa parte, e sicuramente una risposta probabilmente effettiva non c'è. Ovviamente la salute viene prima di tutto, però allo stesso tempo dici, economia, se non ci sono i soldi, poi dopo. Famoso detto, sì, moriamo di Covid, ma fra un anno moriamo di fame, che tutti i torti non ha, però anche lì sono scelte della politica, lì non c'è nessun comitato tecnico-scientifico, nessun tecnico che ci può salvare, lì è la politica che entra in campo, il governo che abbiamo adesso deve decidere che cosa salvare, ed è questo il dubbio che poi è la politica stessa. La politica è fatta di scelte, scelte che possono essere sbagliate o giuste, e questo sarà il tempo a deciderlo. Sì, mi viene in mente sulla tua riflessione che hai fatto sul cosa salvare, mi viene in mente di impersonare rappresentare la situazione attuale come il proverbio della barca sulla quale c'è l'uomo, c'è il rematore, da una parte c'è il lupo, da una parte c'è la capra e sopra la testa hai i cavoli. Non so se impersonare Conte o il governo, perché Conte molte volte è l'organo, tra virgolette, di facciata, no? Quello che dice di PCM, quello che esce la sera, e molte volte, oltre che i meriti, si prende anche qualcos'altro. E Le mazzette, non siamo proprio fermi ora. rose e fiori, ecco. E
Conte e il governo mi sembrano l'uomo che deve salvare capra e cavoli, ma c'è il lupo davanti. E quindi il lupo in questo caso ovviamente è rappresentato dal nemico peggiore e invisibile, ovvero il virus. I cavoli sono uno tra l'economia e il popolo, e la capra è l'altra parte che non è i cavoli. Conte, la vera domanda è: Conte o il governo in generale ce la faranno? Perché, ad esempio, prendo lo spunto delle scuole che hanno detto che il 7 gennaio riapriranno. Ma la vera domanda da porsi è: servono i banchi con le rotelle o quei soldi, quei miliardi spesi nei banchi con le rotelle, conveniva investirli magari nel finanziare qualche mezzo di trasporto aggiuntivo? La domanda è molto bella, devo dire, perché sono questi i temi della politica, cioè la scelta se fare una cosa o fare l'altra. Loro hanno scelto quello, è sbagliato, è giusto, probabilmente qualcosa è giusto, qualcosa è sbagliato, ogni cosa ha il suo pro e contro. Investire sui trasporti? Probabilmente sì, evidentemente abbiamo visto che il problema forse erano i trasporti, abbiamo visto a settembre, ottobre, quando i casi sono risaliti, vedevamo le foto dei mezzi affollati. Però allo stesso tempo ci sarebbe anche da guardarci in mezzo e dire questi soldi, perché allo stesso tempo possono essere vincolati determinati soldi, quindi pensiamo al bonus monopattini. Il bonus monopattini è finanziato da un fondo europeo che è finanziato per quelle cose lì. Che poi l'idea del bonus monopattino per congestionare e decongestionare i trasporti poteva starci, però hanno fatto questa scelta. I banchi a rotelle potevano servire? Forse no, bastava fare dei banchi monoposto, senza rotelle, senza niente, e risolvevamo il problema. Sono sicuramente delle visioni che possiamo condividere o no. Ripeto, io magari avrei preso semplicemente i banchi monoposto per le scuole che ne avevano bisogno e avrei risolto il problema risparmiando magari la metà dei soldi spesi per questo. Quindi, insomma, le scelte sono queste. Poi, alla fine di tutto, è giusto dire questo è sbagliato, questo è giusto, e ognuno si prende i meriti e i demeriti. Sicuramente Conte per adesso sta prendendo sia, diciamo, le botte, ma sia i complimenti. Ed è Sia giusto l'uno anche che così, l'altro. perché quando hai, sì, sia l'uno che l'altro, poi ha deciso di avere questo ruolo, che è il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi è giusto che, insomma, ognuno si prenda le proprie responsabilità e risponda anche di questo, perché ovviamente il ruolo è quello che è. Sì, esatto, sono d'accordo, sono d'accordo. Tra l'altro è una figura particolare quella di Conte, perché almeno io... Cioè, siamo giovani relativamente tutti e due, quindi abbiamo assistito a pochi governi di così breve durata e soprattutto non abbiamo mai assistito, almeno in tempi in cui eravamo consci della situazione, avevamo un'età per la quale potevamo essere consci della condizione economica, della condizione politica, degli organi che compongono lo Stato. Non abbiamo mai visto un governo tecnico. Perché prima di quello attuale c'era un governo tecnico giallo-verde, da una parte c'era Salvini con la Lega Nord e dall'altra parte c'era Di Maio con il Movimento 5 Stelle. Nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza alle elezioni e quindi hanno deciso di fare un governo tecnico dopo del quale si è anche sciolta l'alleanza, la coalizione tra Meloni, Berlusconi e Salvini, e poi alla fine si sono visti i risultati. Tutti e due andavano in tiravano il carro, erano due cavalli che tiravano il carro in direzioni opposte. E adesso può pesare effettivamente il risultato del governo tecnico? Cioè, il governo tecnico ha lasciato degli strascichi dietro di sé? Allora, sicuramente il governo tecnico di coalizione che abbiamo visto, il Conte 1 l'hanno chiamato, sicuramente ha dato, cioè prendere da esempio, abbiamo visto anche in Conte, Giuseppe Conte è completamente mutato dal Conte 1 al Conte 2. Il Conte 1, Giuseppe Conte sostanzialmente era il burattino, come lo chiamavano in Europa, gli dicevano che era il burattino di Salvini sostanzialmente anche di Di Maio, quindi fino a un anno e mezzo fa, se tu chiedevi chi era il presidente del Consiglio, ti dicevano Conte, ma non sapevano neanche che si chiamasse Giuseppe, ti dicevano altre cose. Invece adesso abbiamo visto che è mutato questo Giuseppe Conte, che
metti la pandemia, metti altre cose, si è ritrovato a dover dire qua prendo le redini io sono il presidente del consiglio e adesso decido. Sicuramente ha preso da esperienza quello che è successo, diciamo, 2 anni fa con il governo Salvini Di Maio. Sostanzialmente erano loro due i premier che se la contendevano, Conte era sostanzialmente inesistente, e ha preso in mano le redini sapendo che con la convinzione che questo governo doveva arrivare a fine legislatura, quindi fino al voto nel 2023, e quindi doveva essere lui la figura di mediazione tra le vari partiti che lo compongono, perché sostanzialmente ha un po' questo ruolo anche di mediare tra i vari partiti che possiamo dire hanno un piano in comune con vari punti programmatici, però ovviamente hanno tutte origini diverse, nascono da idee diverse e devono cercare di accomunarsi. Quindi, vista l'esperienza del governo in cui aveva i 5 Stelle e la Lega, che era un tirarsi peste corna, tira di qua, tira di là, chi ha ragione, alla fine hanno raggiunto quei due o tre grandi accordi, e poi insomma si è visto che Salvini fa cadere il governo perché dice i 5 Stelle dicono che sono tutti dei no, poi allo stesso tempo i 5 Stelle dicono qualcosa su Salvini, quindi Conte ha imparato e ha detto adesso decido io, prendo le redini io e cerca di, possiamo dire, accontentare prima uno, poi l'altro, e cercare di fare una sintesi. Sì, beh, è una bella sintesi questa di 2 anni di governi che insomma sono stati molto altalenanti, sono stati molto altalenanti. E, mi sono immaginato, facendo un ordine cronologico delle cose, mi è capitato un video su Instagram per caso sotto che diceva una pandemia accade ogni 100 anni. L'ultima nel 1920 che fu la febbre spagnola, nel 1820 la peste e nel 2020 c'è il coronavirus. Il coronavirus può essere l'unione di una metà di ogni 100 anni c'è una pandemia e può essere la terza guerra mondiale che fa cadere l'economia e poi ci sarà un tra virgolette dopoguerra? Sicuramente, cioè, io la considero sostanzialmente una guerra quella che stiamo vivendo. Poi, ovviamente, le guerre mondiali che hanno vissuto i nostri nonni, i nostri antenati, sono una cosa diversa, però a livello di movimento sociale, movimento economico, perdita di tanti posti di lavoro, perdita anche di vite, perché sostanzialmente abbiamo più di 70.000 morti ad oggi e ce ne saranno probabilmente tanti altri, purtroppo, è sostanzialmente una guerra. E dobbiamo mettere prima fine alla guerra e poi nel post-Covid, quindi con l'arrivo di soldi europei, Recovery Fund per esempio, con tanti altri investimenti, possiamo davvero fare il post-Covid come post-guerra, cioè una rinascita, si spera, una bella rinascita, e anche lì sarà compito della politica scegliere su cosa investire, su quali scelte fare, e poi fra 4-5 anni ci ritroviamo e parliamo, diciamo, se hanno fatto delle scelte giuste, se l'Italia è finalmente rinata dopo il Covid o se siamo ancora, insomma, persi o dispersi. Se navighiamo a vista, sì, può essere una situazione, può configurarsi, possono configurarsi diversi scenari davanti. E nei nostri panni, no, non dico mettiamoci nei nostri panni perché ci siamo già, se io dovessi pensare al mio futuro, post pandemia, post Covid, post economia fallimentare, post economia fallita oltre che fallimentare, è tanto il modello economico quanto l'economia fallimentare. Un giovane quanto lungo può guardare? 10, 20, 30 anni? Adesso come adesso, onestamente non saprei, cioè, secondo me bisognerebbe, ci siamo allenati a guardare giorno per giorno fino adesso, perché vivevamo di un DPCM alla volta, ogni 2 settimane avevamo una nuova notizia, una nuova cosa da sapere, da poter fare, questo e quest'altro. Quindi per adesso noi guardiamo un giorno per l'altro, non sappiamo che cosa ci sarà fra un anno quando magari il Covid sarà abbastanza accantonato, comunque sarà una cosa marginale e non sappiamo
cosa dire, magari nasceranno nuove forme di lavoro, nuovi lavori che noi assolutamente non sappiamo che cosa possano essere adesso, ma ci sono tanti cambiamenti, ecco. Penso per esempio anche allo smart working, che era anni che si cercava di incentivare, quest'anno per ovvie ragioni è stato obbligato a dover essere istituito. Io anche mi immagino quei grandi grattacieli pieni di uffici. Cosa servono adesso? Adesso non servono più a niente, sostanzialmente. Uno lavora da casa, i lavori che si possono fare, ovviamente, e anche quelle cose lì, cioè riempire di uffici un mega grattacielo non ha più senso. Quindi penso che per adesso, al momento, oggi che è il 28 dicembre, non si possa guardare più avanti di forse un anno. Pensare verso una pseudo fine della pandemia. Poi si vedrà, perché sicuramente investimenti e tutti potranno creare forme di lavoro, nuovi tipi di lavoro, si spera, ecco. No, certo, effettivamente anche l'evoluzione degli ultimi anni, dal 2010 fino ad arrivare al 2020, sono nati un sacco di lavori nuovi. Il primo che mi viene in mente è quello sulla bocca di tutti, per il quale anche la mamma che torna a casa la domenica mattina dopo la messa o torna a casa dopo il lavoro o dopo la spesa, appoggia le borse, guarda il figlio e gli dice: "Mai visto quell'influencer lì cosa fa?" L'influencer è un lavoro nuovo, nato da poco. Discutibile, perché effettivamente qualcuno che fa, non lo so, cioè prendo gli antipodi, l'influencer che pubblica una foto e poi c'è l'operaio di catena che lavora 8 ore al giorno, forse anche di più, e forse anche alla notte, e viene pagato molto meno, forse la metà della metà della metà della metà di un millesimo di quello che viene pagato un post dell'influencer. Forse conviene fare un ragionamento su questa società. Sicuramente l'influencer sarà sì, come dicevi tu, 10 anni che è nato, e se nel 2005 mi avessero parlato, non a me, ma ai miei genitori, di fare l'influencer, te lo offrivano, comunque dovevi inventarti per fare l'influencer, non avrebbe detto che cos'è l'influencer, cioè è nato sostanzialmente con l'avvento dei social, e gli esempi ne abbiamo tanti, di gente che fa dei post e prende delle migliaia di euro senza fare niente. Poi dopo anche lì ci sono influencer, quelli che diciamo sono più, hanno un attivismo, sono diventati più imprenditori che solo il vendere la propria immagine o influenzare, proprio come dice il verbo influencer. E sicuramente dici, e perché allora un operaio che si spacca la schiena deve prendere davvero 1.000 euro al mese, quando c'è gente che senza fare niente prende migliaia di euro? Sicuramente ci sono delle differenze sociali, e questa pandemia le abbiamo viste, perché ci sono tante cose, le partite IVA, ci sono tanti ristoratori, bar che stanno perdendo tutto perché non sono, tra virgolette, garantiti. C'è sempre il solito discorso tra chi è garantito, chi ha lo stipendio, pensiamo ai dipendenti pubblici, sempre tutto l'anno, e quelli invece che se non lavorano non fatturano e quindi prendono zero. Ci sono delle valutazioni da fare sicuramente, perché ci sono delle differenze sociali enormi. Per me non è possibile che ci possa essere una cosa del genere. Cioè, capisco che sono anche due lavori diversi. Prendiamo il ristoratore dall'impiegato comunale o l'impiegato della pubblica amministrazione, che uno sceglie di fare anche perché si prende dei rischi. Pensa all'imprenditore, che anche col Covid o non Covid uno si prende dei rischi per dire se la sua azienda va o non va, però sicuramente ci dovrebbero essere anche degli indennizzi che lo Stato deve mettere a disposizione sempre, comunque, quando pensiamo alla cassa integrazione Covid, ci dovrebbe essere sempre, comunque, quando un'azienda ha difficoltà, e dare davvero un aiuto, perché comunque i cittadini dovrebbero essere sempre messi allo stesso livello, a prescindere. Parliamo sempre tanto di diritti, uguaglianze e tutto, ma le piccole cose sono anche queste, cioè che se uno perde il lavoro e ha dei problemi deve essere aiutato, appunto. E se è in difficoltà perché prende poco, così ha bisogno davvero di avere degli incentivi, di essere sorretto per il periodo di incertezza che vive.
Sì, sicuramente non può essere un influencer a dare quel supporto, solamente perché l'influencer può anche fare il lavoro del, tra virgolette, buon samaritano che pubblica il vlog sulla IGTV e dice sono andato ad aiutare questa persona che aveva bisogno, perché? Però... Cioè, voglio dire, l'influencer può fare quella cosa lì, ma non credo riesca a dare un aiuto costante, un apporto costante, degli indennizzi, delle agevolazioni fiscali, anche perché non è lui che li controlla, lui, lei, chi che sia, che li controlla. Ma può un influencer, per tale che è, e quindi influenzare anche gli alti poteri e dire magari bussare alla porta di Conte e dire io che sono influencer ti influenzo a... Sicuramente, cioè dovrebbero, poi che vengano ascoltati è un altro discorso, però insomma abbiamo avuto forse anche qualche esempio durante questa pandemia in cui si è cercato di smuovere un po' gli animi della politica da parte degli influencer e quelli sono, li chiamerei gli influencer buoni, gli influencer che ci provano, che utilizzano il loro potere che hanno sui social per fare davvero qualcosa di utile per il anche i propri follower, comunque per la gente, per dire che siamo tutti uguali, io ho questa possibilità, allora cerco di aiutarvi in questo modo. Pensiamo, non lo so, ai famosi Chiara Ferragni e Fedez, chiamati da Conte per incentivare l'utilizzo della mascherina, questo è un piccolo esempio, però ce ne possono essere tanti altri. Sicuramente l'influencer ha il potere di portare alla luce di tutti che ci sono dei problemi, che magari anche non in malafede la politica non riesce a percepire, non riesce ad arrivare e a cogliere. Sì, sicuramente, anche perché ultimamente si sono visti anche delle situazioni in cui non erano solo i veri e propri influencer a dare un messaggio, ma ho visto anche, ad esempio, una delle cose più facili del mondo, un calciatore che con tutti i milioni cui viene pagato, ha comunque deciso di fare uno spot con la finalità di incentivare l'uso delle mascherine, il distanziamento sociale, che è una figura, insomma, una personalità importante e soprattutto ascoltata e tra virgolette venerata per il suo comportamento, che è Zlatan Ibrahimovic. A volte può influenzare di più pur non essendolo realmente, perché ad esempio ho sentito persone che dicono: vabbè, ma adesso anche Fedez e Chiara Ferragni lo dicono per far figura. Invece c'è Zlatan Ibrahimovic che fa il post, fa la pubblicità con la Lombardia, che dice mettiti la mascherina e stai a distanza, però tutti lo ascoltano Zlatan Ibrahimovic. C'è una differenza così grande? È sempre quel solito discorso dell'italiano medio, forse, che non si fida o che dice, vabbè, Chiara Ferragni mette un post e fa 100.000 euro per un post e fine, non fa niente tutto il giorno, quando poi magari se si va a informare sa che ha un'azienda ed è un'imprenditrice vera e propria e tutto quest'altro. Poi dopo guardano il calciatore. Il calcio, sport dell'italiano, quindi vedi il calciatore e dici wow, allora aspetta che lo ascolto e lui è venerato. Secondo me un po' bisognerebbe togliere tutti questi pregiudizi che abbiamo e dire questi sono loro, hanno questo potere, ascoltiamoli tutti, punto. Poi è ovvio che ci sono anche dei problemi dei social che portano alla luce anche influencer che non sono influencer e dei casi umani possiamo chiamarli, Sì, che no, portano proprio assolutamente, assolutamente. ad essere visti da tutti, ma che sostanzialmente è meglio che sarebbero completamente nascosti nel deep web, sarebbe meglio. Sì, no, assolutamente. L'ultimo caso più evidente dopo Niki Lauda che diceva che aveva preso il muro con una macchina, mi viene in mente la signora in spiaggia a Mondello che dice che di Covid non ce n'è, e Esatto. è successa una cosa bellissima, tra l'altro, perché ero in vacanza. Vedo questo video nella mia home di Instagram, scorro
c'è il post di questa signora dove dice non ce n'è Covid, qui a Palermo non c'abbiamo niente, e il post immediatamente successivo sono delle infermiere con scritto sul camice dietro, sono tre, c'è scritto Angela, noi siamo qui. Una, cioè, Esatto. si sono divise le parole e sono queste tre infermiere che gli dicono vuoi venire a vedere che ce n'è di Covid? Vuoi venire? Sì, davvero si parla di un distaccarsi dal mondo e completamente, perché cioè, io capisco tutto che quest'estate la situazione poteva essere tranquillamente controllabile per quello che potevamo vedere, però dire che non ce n'è Covid. Finché è il video scherzoso, così puoi anche farlo passare, però poi dopo viene chiamata qui, poi gli viene dato mille risalto, mille articoli su tutta la stampa, internet, pieno di queste cose, poi dopo, cioè se ci lamentiamo è colpa nostra, perché siamo noi a dargli, tra virgolette, il consenso, perché se apre Instagram questa qui e il primo giorno prende 150.000 follower, il problema siamo noi, perché cioè... Se tu sei convinto che davvero non ce n'è Covid, ok, seguila, ma tutti quelli lì sono convinti che non ce n'è Covid, beh, allora il problema è un altro. Sì, il problema forse non è la signora. Esatto, perché se lei avesse fatto il video e nessuno l'avesse presa in nota, sarebbe rimasta lì senza, come se io faccio un video e lo vedono i miei follower e basta, cioè non lo vedrà nessun altro, invece... Problema sono anche chi utilizza i social sono fatti da noi sostanzialmente. Sì, insomma, sono come una tela bianca i social, nel senso sono stati preparati da qualcuno che li ha messi lì, è una tela bianca e ognuno quando decide di iscriversi fa il suo disegno su questa tela. Questa tela sta diventando molto colorata e con dei disegni davvero strani a volte, con dei disegni davvero strani. Questa situazione, perché insomma io mi baso esclusivamente su quello che succede in Italia, dopo sugli influencer esteri, io seguo qualcuno di spagnolo, qualcuno di statunitense, ma mi fermo lì. Però vedo che insomma in Spagna o negli Stati Uniti avrò sentito una volta di un ragazzo che poi è diventato un meme. Poi è diventato un meme, ma è più simpatico secondo me diventare un meme che un esempio negativo di cui parlare. Sicuramente. Gli occhi dell'estero che a volte sono puntati costantemente sull'Italia in certi momenti, in certi periodi, vedi Expo 2012, 2015, vedi Covid quando siamo stati presunti untori all'epoca, vedi G7, G20 quando c'è stato Taormina, all'epoca di Tangentopoli quando avevano fatto tutto quel casino con Berlusconi. Gli occhi dell'estero guardano o giudicano anche? Guardano e soprattutto giudicano, perché è inevitabile, lo sappiamo tutti che ci giudicano e purtroppo spesso saltiamo la cronaca per le cose brutte che abbiamo sostanzialmente, quindi cioè, è brutto essere giudicati, ma purtroppo lo facciamo anche noi sicuramente, vediamo i giudizi dell'Italia verso, non so, verso Trump, come poteva essere l'America, verso nei nostri confronti. Su mille temi, quindi cioè, è inevitabile il giudizio. Poi sicuramente l'italiano, come dici tu, ha molti fenomeni anche da questo punto di vista che ci lasciano giudicare e sicuramente vorremmo farci conoscere per tanti altri motivi all'estero. L'Italia è famosa per tante altre cose, l'arte, la cultura sicuramente. Sappiamo che molti patrimoni artistici sono in Italia, molte che fanno parte anche dell'UNESCO, sono in Italia, quindi sarebbe bello farsi conoscere per quello che siamo davvero e non per, come abbiamo detto prima, un po' i casi umani o le situazioni che anche a noi fanno ridere per non piangere che abbiamo in Italia. Sì, effettivamente sì, anche perché fino adesso, cioè dall'anno zero e anche prima, siamo stati famosi nel mondo per quando chiedi a uno all'estero, gli dici ciao, sono italiano, tu cosa sai dell'Italia? Loro ti rispondono pizza, pasta, Colosseo, Roma, insomma ti rispondono cose culturali, cose che insomma hanno riscosso un discreto successo anche in passato.
Adesso chiedi a qualcuno, ciao, sono italiano, cosa conosci dell'Italia? E questa qui si gira, ti guarda e ti dice, non ce n'è Covid. Sì, o se no ti dicono, negli ultimi anni dicevano anche Berlusconi, per esempio, Sì. sapevano quello. Se no, un altro che confondono per italiano è Cristiano Ronaldo, che però non è spostato di un paio di meridiani ad ovest, però insomma, noi lasciamo il beneficio del dubbio perché il nome No, esatto. suona così. E ho sentito che hai nominato Trump. Questa la prendo su e la porto fin dove vuoi. Ho parlato con persone americane che sono state in America in periodo di governo Trump. Ho parlato con persone che erano in Italia mentre, cioè, ovviamente la cittadinanza era statunitense, che erano in Italia con con Trump, presidente degli Stati Uniti, e mi sono sembrati tutti abbastanza pro-Trump. E la cosa che mi chiedo è, io adesso ormai li ho visti con un anno fa, l'ultimo l'ho visto un anno fa e ci ho parlato un anno fa, però in un anno può cambiare così tanto? Nel senso, io ho visto Biden che ha preso stati con un numero corposo di voti e sono arrivati in certi con il Nevada che aveva insomma anche lui un discreto numero di grandi elettori, ma ha comunque vinto. Può cambiare così tanto in un anno? Evidentemente nell'anno del Covid sì, perché abbiamo visto che se non ci fosse stato il Covid, Trump avrebbe stravinto su Biden o chiunque fosse il candidato democratico e avrebbe sicuramente vinto, distrutto, perché a livello economico comunque Trump è un imprenditore, lui sa come funziona l'economia e l'economia americana stava andando molto bene prima del Covid. Quindi l'economia è una cosa molto, molto sentita anche negli Stati Uniti. Poi noi dalla parte dell'Italia vedevamo sempre Trump che era omofobo, era razzista, era così, non avevamo mai la parte buona di Trump, tra virgolette, quella che insomma si metteva lo stesso a lavorare per quanto fosse un personaggio eccentrico. E, però in un anno è cambiata la situazione. Poi insomma abbiamo visto che dai sondaggi la questione era già chiusa ancora prima delle elezioni, cioè Biden avrebbe vinto. Poi non è stato così. Perché alla fine la gente, quando è andata a votare, evidentemente ci ha pensato davvero e ha detto: ok, quest'anno il Covid forse Trump non l'ha gestita bene, insomma, ha fatto un po' dei disastri all'inizio, poi comunque alla fine anche loro adesso il vaccino ce l'hanno e stanno andando avanti, quindi comunque ha fatto anche una considerazione e ha detto: forse è meglio Trump, anche solo per una questione di continuità, di dire scelgo quello che conosco. Poi ovviamente sulle politiche che possono essere democratiche, conservatrici, quello è tutto un altro discorso, però sicuramente il consenso è calato e non gli ha permesso di vincere, altrimenti avrebbe vinto, come ripeto, ma come dicevano tutti prima del Covid, che lui avrebbe vinto, qualunque fosse stato il suo sfidante, se anche avessero rimesso Obama da parte dei democratici, probabilmente avrebbe vinto Trump. Sì, insomma, diciamo che è una situazione molto versatile e ancora in continua evoluzione quella degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti adesso ovviamente cambia il direttore d'orchestra perché c'è Joe Biden al posto di Trump, che Trump continua a provarci, continua a pubblicare post su Instagram e su Twitter dicendo che lui ha vinto, postando video dove balla e lancia i cappelli e scritto Vote Trump in mezzo alla folla. Però sotto tutti gli americani, anche i sostenitori di Trump, sanno che Biden si è consolidato, ha vinto e adesso l'aria che tira è diversa, è diversa. E anche per l'estero, perché insomma è la seconda potenza mondiale dopo la Cina ed è, se la gioca molto bene, ha molto, credo varino di millesimi di percentuale con la Russia. L'Italia in questo caso come deve relazionarsi con gli USA? Allora,
L'Italia insieme all'Europa, perché diciamo che nei confronti dell'America siamo comunque Europa e America, quindi consideriamoci anche noi un grande aggregato di stati come gli Stati Uniti. Però direi che Trump forse ci ha fatto bene, perché una volta eravamo molto condizionati, invece Trump, insomma, su varie battaglie come quelle dei dazi, così ci ha un po', ha detto all'Europa: guarda, non siamo proprio amici amici, quindi forse abbiamo tirato un po' indietro, abbiamo imparato ad essere più autonomi, un po' più autosufficienti, quindi forse ci ha fatto imparare qualcosa e dobbiamo ricordarci che, ok, Joe Biden sicuramente è una figura molto più diplomatica che potrà dare un aiuto all'Europa, all'Italia stessa e tutto, però ricordiamoci che comunque noi siamo l'Europa, siamo l'Italia, abbiamo comunque uno stato, un grande stato insieme agli altri stati europei, e quindi non dobbiamo solo farci condizionare ed essere legati completamente agli Stati Uniti. No, no, assolutamente, assolutamente. L'altro stato secondo me più importante, tra virgolette, che influenza di più l'economia di qualsiasi stato europeo, anche, forse anche della Gran Bretagna, nonostante la valuta diversa e anche la recente uscita ufficializzata da poco anche dall'Unione Europea, secondo me è la Germania. La Germania è un forte motore produttivo e di influenza anche perché Conte e la Merkel hanno un rapporto stretto, cosa che non sempre magari si è rivelata ottima. Sì, sicuramente nell'Europa il motore è la Germania, a livello economico, a livello forse anche decisionale, tutto quello che si può riferire, ecco. Sicuramente la Germania ha una grande influenza su tutta l'Europa, e questo può fare male, può fare bene, certe volte fa bene, certe volte fa male. Sì, assolutamente, mi ricordo anche di una bella scena dove la Merkel e Conte prendono un caffè al bar, ma non si capisce nulla di quello che dicono e ho sentito Crozza dire in una delle sue programmi Fratelli di Crozza, dove trasmette questo filmato sullo sfondo, non si sente il dialogo tra Merkel e Conte e finito lo sketch tira giù il sipario e dice: avrebbero potuto parlare comunque, che non si sarebbe capito niente, perché di solito tra quello che si Esatto, dicono. si parla sempre, parlano sempre di tante cose, ma poi alla fine forse non ci manca anche il succo, un po' la concretezza. Prendo lo spunto, l'ultimo, sulle riprese fatte a Conte e alla Merkel. Per fare un appunto magari generico così sulla società odierna, che siamo sempre con un occhio puntato addosso, perché anche con i semplici telefoni, insomma, ci chiedono la posizione per andare da un posto all'altro, però qualcuno, non si sa chi, sa che noi siamo lì. Ma al netto di ciò, insomma, questo era un esempio, ho fatto una piccola digressione. L'altro giorno ho visto il camion dei vaccini, il furgone dei vaccini entrare in Italia, passare la frontiera. Tra ieri e oggi è iniziata la campagna vaccinale. È forse il caso davvero di seguire con le telecamere il furgone che arriva? Ok, che è un passaggio storico, ma è il caso davvero di seguire il furgone che arriva, intervistare la prima vaccinata, intervistare quelli che ancora si devono vaccinare? Cosa gli chiedi a quelli che si devono ancora vaccinare? Signora Paura ti dice, bah, non lo so. Sì, sicuramente è sempre è un passo che poi si arriva ad essere esagerati, perché ovviamente seguire un camion ci può stare, come dici tu, la prima volta, arriva il primo camion con le prime dosi, sicuramente sarà una data che ci ricorderemo per anni, o se la segneranno e se la studieranno fra 100 anni, però mi sembra anche esagerato. Qualunque cosa, anche qualunque persona, pensiamo qualunque politico che viene seguito. Quando fa anche una singola cosa, l'ultima cosa, Salvini che va ad aiutare il giorno di Natale a donare dei pacchi, bene, fa piacere, però anche lì essere seguito da 70 giornalisti, cioè c'era un assembramento solo per lui che consegnava dei pacchi, che anche lì mi sembra un'esagerazione, ma il problema probabilmente sono i giornalisti ed è tutta la cultura,
che gira attorno di cercare la notizia, di essere sempre lì pronti, il culto della news dell'ultima ora. E forse è un po' esagerato, ecco, perché va bene che siamo sempre osservati, tutto un po' stile Grande Fratello, però ci vuole anche un po' di cognizione di causa. Va bene intervistare la prima vaccinata, però adesso la prima vaccinata a Reggio Emilia, la prima vaccinata in Emilia Romagna, la prima vaccinata nel nord Italia, cioè dopo mi sembra un'esagerazione inutile fatta solo per il consenso sui social, il consenso del vendere il giornale, del vendere questo, del fare un click in più che poi dopo fa perdere un pochino di quello che è vero. Sì, assolutamente, anche perché magari dopo il fenomeno del vaccino viene interpretato come qualcosa di eccezionale, perché se lo si riprende così, si dice wow, è arrivato il vaccino, è come i film dove plana giù il disco spaziale, scendono gli alieni e tutti riprendono gli alieni perché è una cosa che capita una volta ogni chissà quanti anni. Invece, secondo me, al vaccino dobbiamo farci l'abitudine. Sì, sicuramente, cioè, capisco davvero l'importanza che ha avuto questo vaccino e tutto, la velocità, ma anche l'efficienza, la qualità che hanno raggiunto in così poco tempo, e va benissimo darci l'importanza anche per una futura campagna vaccinale, quindi diciamo dare man forte, come si può dire. Però davvero questo ingigantire la cosa, seguirla, mi sembra esagerato. Cioè, vedevo qualche vignetta che paragonavano l'arrivo del vaccino a Balto, il film storico che io guardo Sì, di sì. cassette ancora, che porta la penicillina la notte di Natale in mezzo alla neve alla bambina che aveva bisogno, che sennò sarebbe morta. Insomma, questo paragone è molto bello, però capiamo anche come è proprio fatto a film, perché ci hanno fatto un film e adesso sembra la realtà, mi sembra esagerato, ecco, Sì, portare, è estremizzare tanto questa bello quanto cosa. forte il paragone. Sì. E l'Italia è pronta? Perché ascoltando un paio di settimane fa il commissario Arcuri, si parlava di un bando per le siringhe con le quali utilizzare il vaccino e di fatto iniziare a somministrarlo alla popolazione, delle siringhe che apparentemente non esistevano e che esistono solo in Cina e che però per farle bisogna ritirare fuori lo stampo, ricominciare a selezionare tutte le componenti chimiche per mettere insieme la siringa e quindi si allungheranno molto i tempi. Poi parlavano della conservazione perché va conservato ad una certa temperatura, forse non siamo attrezzati. Campagna vaccini, quindi prima di tutto informare il cittadino su cosa sta facendo, su cosa dovrà fare, su cosa andrà incontro. E poi iniziare effettivamente a somministrare questi vaccini. L'Italia è pronta? Sì, no? Ma Saperlo, se l'Italia è pronta davvero, perché probabilmente dalle notizie che abbiamo non possiamo definirlo. Sicuramente la cosa di queste siringhe è la solita roba all'italiana che ogni tanto viene fuori e sembra che sia campata per aria e dici: ma scusate, siete lì, siete il governo, sei il commissario nominato dal governo, cioè spiega come stanno le cose e evita di fare queste cavolate, cioè non si capisce, poi non riuscirai mai a capire qual è la vera versione. Poi a livello di vaccini, probabilmente proprio come dosi, forse siamo pronti, perché comunque il grande lavoro che è stato fatto a livello europeo, che ci ha fatto accaparrare un bel po' di dosi, che ovviamente arriveranno col tempo perché devono essere prodotte, su quel fronte siamo pronti. Poi se siamo pronti su un piano vaccinale effettivo, cioè di somministrazione, che dice, non lo so, 500 persone al giorno in ogni provincia italiana o anche di più, anche 1000. Su quello c'è da vedere, quello purtroppo dovremmo scoprirlo quando sarà il momento, perché a livello teorico probabilmente è tutto fatto, ma poi c'è da vedere in pratica se ci sono le persone, c'è il personale, perché sappiamo comunque che il personale Covid che viene deve essere vaccinato per poi vaccinare, perché ovviamente se non hai il personale che magari è a casa in quarantena non puoi vaccinare, ci sono 1000 variabili. E purtroppo lo scopriremo marzo-aprile, quando cominceranno a vaccinare di massa.
Vaccinare di massa, tra l'altro avevo sentito una previsione che entro autunno 2021 si sarebbero dovuti vaccinare 42 milioni di italiani e considerando che insomma siamo 60, mi sembra un piano non ottimistico, però diciamo insomma molto, molto prematura, un po' prematura forse come previsione. Sicuramente molto ambizioso, devo dire. Poi vedremo, ecco. Insomma, io sono ottimista e quindi ce la faremo, sicuramente. Però anche quando dicevano che il vaccino arrivava entro fine dicembre, nessuno ci credeva, ad ottobre è arrivato, quindi forse qualcosina ce la possiamo fare. Ogni tanto qualcosa di buono viene fuori. Quindi voglio essere ottimista e quindi voglio dire che andare ottobre, novembre, forse avremo raggiunto la famosa immunità di gregge. Insomma, Immunità di crociamo le dita gregge. che tutto vada bene. Sì, assolutamente. Ultimissima digressione, ultimissima, ti rubo gli ultimi 5 minuti. Prima domanda, se c'è il pericolo, se si prospetta il pericolo di un terzo lockdown generalizzato, regioni, colori, quello che si vuole, coprifuochi, limitazioni, tutto. E chi lo vive peggio il lockdown? Lo vive peggio il giovane che è abituato ad andare fuori venerdì, sabato e domenica, o comunque quando non sa cosa fare prende e va al campetto a giocare a calcio e adesso non può più farlo, nessuna delle due cose al momento, stante la situazione attuale, o lo soffre più una persona più avanti con l'età, che magari ha una routine personale che gli permette anche di garantire una sorta di salute, non solo fisica, ma anche mentale. Allora, le prospettive che abbiamo da qui all'estate, secondo me, sono zona gialla, arancione e rossa, come abbiamo vissuto, diciamo, prima delle vacanze di Natale. Quindi, quando sarà il momento, ci toccherà andare in arancione o in rossa, a seconda dei dati, e poi regredire. E probabilmente rimarremo così fino a aprile, maggio. Poi abbiamo visto, come con esperienza, che l'estate, il caldo, aiuta, perché comunque si sta in posti all'aperto e tutto, quindi il distanziamento sostanzialmente è naturale, quindi non ci si concentra nei mezzi pubblici, nei centri commerciali, così, quindi probabilmente aiuterà. Su chi l'ha vissuto male è una bella domanda, perché ci sono sicuramente i ragazzi che probabilmente l'hanno vissuta molto male, penso alla nostra età, ma anche alle persone, ai ragazzi più piccoli, quindi superiori o medie, che sono ancora ragazzi appena usciti, appena nell'adolescenza, usciti dall'età infantile, chiamiamola così, che vogliono vedere i loro amici, vogliono uscire, vogliono giocare. Poi allo stesso tempo però sono soli, ma hanno molti strumenti come la videochiamata, come chiamarsi, messaggiare, mandarsi questo, fare dei giochi online e tutte le cose che ti possono far sentire più vicino. Poi d'altra parte ci sono anche le persone anziane che sicuramente gli distruggi una routine per cui devono stare in casa e sappiamo bene che le persone anziane, se stanno in casa, non possono andare a fare un giro, a passeggiare, incontrare qualcuno, comunque perdono qualcosa perché la mente a una certa età deve essere stimolata per poter continuare a elaborare con le cose. E sicuramente loro vivono la solitudine forse più di noi giovani, perché ovviamente non hanno tutti questi strumenti. Sicuramente nel lockdown che abbiamo vissuto qualcuno si è adattato, anche a mia nonna abbiamo provato a insegnare a fare le videochiamate. È molto difficile, però sai, un piccolo sforzo, se no altrimenti sarebbero molto soli, perché noi giovani, penso ai miei genitori, così vai a trovare il nonno così, con un po' di riguardo, ci vai un po' meno, ci stai attento, perché sai, non sai mai cosa puoi portare e tutto questo. Quindi sicuramente è una condizione che fa vivere male sia gli anziani, sì, ai giovani. Cioè, forse una classifica non possiamo farla, purtroppo è una cosa che fa male a tutti. Cioè, la solitudine, la mancanza della relazione è una cosa che distrugge tutti, appunto, non c'è altra spiegazione. Vaccino sì, vaccino no. Domanda a bruciapelo, eh. Non esiste probabilmente una risposta secca, esiste un sì perché, un no perché, ma difficile comunque, molto. Io dico sì perché poi dopo possiamo valutare le altre opzioni. Io
Io dico sì perché probabilmente è l'unica soluzione che abbiamo se non vogliamo vivere con le mascherine, il distanziamento e tutto, e non aspettare che magicamente sparisca il Covid, che poi non sparirà entro a fine 2021, quando saremo magari tutti vaccinati, perché probabilmente si ripresenterà ogni anno, magari come l'influenza un pochino, però insomma col vaccino sicuramente abbiamo un'arma in più. Poi vediamo, ecco. No, no, Il no perché assolutamente. non lo saprei. No, no, certo, c'è da andare avanti sicuramente. E magari, ok, la sicurezza io non metto mano. Se uno è sicuro di volerlo fare perché è convinto, nel senso, cioè anche io stesso sono convinto di poterlo e volerlo fare appena ci sarà disponibilità. Ma un italiano qualunque vuole delle altre garanzie al momento o si fida e dice facciamo il vaccino? Perché in Italia molte volte si è vista la scena del vai avanti tu, che a me scappa da ridere. Nel senso, provalo tu, dopo mi dici com'è. Sicuramente, infatti se noi guardiamo qualche sondaggio adesso, se uno l'italiano che vuole farsi il vaccino, probabilmente è il 60% ad essere gentili, così, stare di manica larga. E questa cosa fa riflettere, però mi piacerebbe dire a novembre 2021 quanti in realtà l'hanno fatto e hanno detto, beh, forse lo faccio anch'io perché ho visto che alla fine non è niente di che e anzi. Il vaccino mi salva perché comunque non fa nessuna forma grave di Covid, non, magari non mi permette neanche di essere contagiato o se vengo contagiato sono completamente asintomatico, magari lo passo senza saperlo perché comunque ho già gli anticorpi e tutto. E poi magari quelli che dicono, vabbè, fate voi, che poi magari fra 2 giorni siete in ospedale perché avete fatto il vaccino, ma dopo, fra un anno, dicono, no, lo faccio anch'io perché ho visto che funziona. Quindi, insomma, anche lì c'è da dare sempre la botta e dire svegliati, guarda che funziona, insomma, con tutte le sicurezze del caso, ci sono ormai le agenzie europee, americane, inglesi che l'hanno approvato, quindi insomma la sicurezza c'è. Poi capisco la titubanza del dire adesso subito me lo devo fare con calma un attimo, però alla fine dei conti spero saranno in tanti, soprattutto per quelli che non possono farlo, per allergie, per patologie che non gli permettono di fare il vaccino, ci sono, quindi noi dovremmo vaccinarci per permettere a queste persone che sono indifese di non prendere il Covid e di non avere una forma grave. Sì, assolutamente. Nel tuo 60%, ovviamente tu hai nel 60%, anche stando di manica larga, hai incluso gli italiani che comunque si sottoporrebbero al vaccino. E invece nell'altro 40% hai inserito la parte negazionista, perché quest'estate ne ho viste di tutte. Ho visto anche convegni a Roma in Piazza del Popolo con palchi montati, gente che brucia le mascherine. Li ha inclusi? Cioè, è una domanda così, insomma, perché vanno considerati, sono tante variabili. Sì, vanno considerati, però è sempre il solito discorso che se di quel 40% il 5% sono Novax, vediamo quanti Novax rimangono fra un anno, vediamo tra quelli quanti effettivamente poi l'hanno fatto, perché credo che il Novax vada poi un po' di moda, perché ci sono quelli convinti e quelli che seguono un po' la moda, quindi fra un anno vediamo se davvero di quel 5%. Non si è vaccinato perché è convintamente Novax o perché andava di moda, ma adesso ha capito che poi funziona e gli serve ed è utile per Sì. Esatto, vivere finalmente in modo decente, quindi vedremo. Fine. esaminati tutti i punti possibili, appurato che abbiamo parlato di tutto, vi ricordo qui sotto, like, iscrizione al canale, nell'info box trovate timestamps, descrizione del video, direi che siamo a posto. Grazie Giacomo, Grazie a te. alla Ciao. prossima, ciao.